Ciao ragazzi, benvenuti all'ottava lezione di questo corso. Oggi, come anticipato la scorsa volta, affronteremo la pronuncia delle lettere X, Y e Z. Iniziamo subito. Lettera X, in inglese X. La lettera X in inglese può avere essenzialmente due pronunce. La prima è X. Esempi sono la parola mixer, che lo utilizziamo anche in italiano, il mixer, quello che si utilizza in cucina. O ancora external, esterno, o ancora exercise, l'esercizio. Seconda pronuncia è x, non x, ma x, x. Esempi sono la parola exam, esame. O ancora exist, esistere. La x inclusa nelle parole sexual, ovvero sessuale, e nei derivati non si pronuncia né x né x, ma bensì x, quindi sarà sexual, sexual, o ancora sexuality, sessualità. La x ad inizio parola si pronuncia come s dolce, come nell'italiano rosa. Un esempio sono la parola xenon, xenon, ovvero lo xeno, o ancora xylophone, xylophone, ovvero lo xilofono. Andiamo alla prossima lettera. Lettera Y, in inglese Y. La lettera Y può avere essenzialmente due pronunce. La prima, I. Esempi pratici sono la parola Olympics, le Olimpiadi. O ancora, analyst, l'analista. La seconda pronuncia della lettera Y è invece I. Un esempio pratico è la parola qualify, qualificarsi. O ancora, analyze, analizzare. O ancora, try, provare, o ancora why, perché, come domanda, non come risposta, in quanto come risposta invece è because. Ma andiamo ad affrontare l'ultima lettera di questa fase iniziale di pronuncia, la lettera Z, in inglese Z o Z. La Z in inglese viene pronunciata come una S dolce, come la parola italiana smeraldo. Un esempio pratico può essere la parola zone, zone, ovvero una zona, o ancora zebra, zebra. Nella descrizione troverete un link ad un sito internet che include tutti i simboli fonetici oggi impiegati così da poter essere meglio utilizzati. Mi auguro che abbiate apprezzato questa prima parte del mio corso d'inglese e vi invito a non mancare le prossime lezioni. Bye bye!